Ormai noi siamo degli abitué qui della fiaschetteria di Redi dal nostro amico Felice, ci si è messo ciao proprio la tenda, insomma. Senza dubbio, siete di casa ormai. Ma questa bruschetta, questo crostone, perché non è una bruschetta, questo crostone che oggi ci hai proposto, tu mi hai detto non c'è nel menù. Allora io ti posso dire una cosa, perché non lo chiamiamo crostone felice? Chiamiamolo così. Te che dici? Perché penso che invece sia proprio molto indicato. No, perché? La vedo consono anche al carattere mio, diciamo, si abbina molto io, la mozzarella campana dire, io al so, io posso essere la al mozzarella. Calcio, te no, però, insomma, io potrei essere una bella mozzarella. Te potresti essere una bella mozzarella di bufala. E te un bel carciofaretino, io un bel carciofaretino, siamo a posto. No, ragazzi. Io preferisco. Oddio, scusa. Preferisco essere la fetta del pane, dico, se la verità, ragazzi. Se proprio uno deve scegliere. Così mi stendo nel letto di pane. Di pane, diciamo. Esatto. Come si fa questo crostone felice? Ma questo crostone dai, è semplice. È questi carciofini praticamente molto freschi, sott'olio naturalmente, sì, perché li ammorbidisce e quindi li rende un pochino più ideali per un crostone. E su questo, sempre su questa mozzarella di bufala campana, sì, che è un prodotto freschissimo, si abbina molto soprattutto per la stagione, quella che adesso siamo in estate, è un piatto fresco, un piatto che si può questo mangiare, si mangia, insomma, bene, si può ecco mangiare tutto sì, l'anno come perché antipasto, poi tanto soprattutto all'inizio, ecco, di un pranzo può essere una cosa, ecco, questo stuzzicante. È uno dei piatti che appunto troverete qui alla fiaschetteria di Redi. Naturalmente abbiamo fatto vedere non solo i tuoi piatti ma anche una vasta gamma scelta, di vini, sì, che di, tu di hai vini, giusto? Di bottiglie, certo. Quindi oggi questo ma oggi avrei vino scelto un vino che è quello di Vitereta, un'azienda molto conosciuta qui molto ad Arezzo, nella zona. Questo è uno Chardonnay molto giovane, come vedi, nel 2008, quindi un vino che si adatta molto bene a, allora io con la sua delicatezza direi a un piatto che possiamo del genere festeggiare e aprire il nostro vino. Noi te lo che possiamo dici? Certo, senza dubbio. Allora io ti ringrazio perché anche questa volta sei stato molto gentile e molto carino, perché comunque mi inviti sempre qui. Io ringrazio te. Noi facciamo un brindisi alla nostra salute e naturalmente anche a questo anche programma che vada bene, a questo programma, insomma, soprattutto un in bocca al lupo. Grazie, crepi. E ai nostri amici qui da mi di fronte. Venite alla fiaschetteria di Redi, in via di Redi, vedrete in Corso Italia ad Arezzo, vedrete la stalina, come dici te, davanti a Piazza San Michele. Venite dal Felice, se siete fortunati, ci sono anch'io, se si fa ste battute. Se ride anche. Se ride anche. Quindi, insomma, venite a trovarci, che cosa vi devo dire? Vi ringrazio anche grazie per averci cliccato anche questa volta, perché ora bisogna parlare tutto. La Rita dice cliccato che ora bisogna parlare sì, tutto di Arezzo. E che vi devo dire? Alla prossima, un bacio, ciao e un grazie bacione, Felice. Ciao a tutti, brindisi. Evviva!